tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Anziano percorre contromano la 14 per 10 km, sequestrata auto e patente. Ex campo d'aviazione, ora è una discarica abusiva a cielo aperto. Diverse le anime di Fano che rivivranno tutte nella festa dei quattro cantoni. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia, cari telespettatori, l'avete sentito nei titoli di apertura, è successo spesso, anche nelle cronache nazionali, che qualcuno imboccasse contromano l'autostrada, è successo anche dalle nostre parti. Un 76enne ha percorso ieri intorno alle 22 10 km contromano sulla 14 da Cattolica a Pesaro, viaggiando sulla corsia di emergenza. Lo ha fermato la polizia stradale, correndogli dietro con sirene e lampeggianti. L'uomo, alla guida di una Fiat Punto, era entrato in autostrada al casello di Pesaro, imboccando la rampa per Bologna. Invece di incanalarsi verso nord, però, ha svoltato a sinistra verso sud, percorrendo in senso opposto la corsia nord. Decine di chiamate sono arrivate alla polizia da parte degli automobilisti e la pattuglia della Postrada è riuscita ad incrociare la Punto. Malgrado le sirene, però, l'uomo non si è fermato. Così gli agenti hanno dovuto inseguirlo contromano sulla corsia di emergenza per bloccarlo e rallentare il traffico, riuscendoci all'altezza di Gradara. Non ci sono stati incidenti per puro miracolo. L'uomo non aveva però né bevuto e non appariva neanche in stato di amnesia. Ha detto semplicemente di aver sbagliato strada, sequestrata auto e patente e commissionata una multa salatissima. E rimaniamo sulla cronaca. Arrestato dai carabinieri di Pesaro, un romeno di 40 anni residente a Fano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di un consistente quantitativo di cocaina. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dopo essere stato fermato e perquisito dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria di Pesaro e trovato in possesso di 200 grammi di cocaina. Ora il romeno si trova nel carcere di Villa Fastigi, in custodia cautelare, a disposizione della procura. E vi abbiamo mostrato più volte in servizi e in fotografie situazioni di degrado nella città di Fano per isole ecologiche o angoli o anfratti della città nascosti, trasformati in vere e proprie discariche. Una segnalazione di un nostro telespettatore ci ha portato all'ex campo d'aviazione e guardate un po' che cosa abbiamo trovato. Ancora una volta una discarica a cielo aperto. Qui siamo nell'ex aeroporto, questo era il piazzale di rullaggio degli aeroplani. Ora è un altro tipo di piazzale, un piazzale trasformato in discarica. C'è di tutto, come vi faremo vedere fra poco con le immagini, ma veramente di tutto, compresa anche una poltrona e una lavatrice. Magari potete comodamente sedervi e aspettare che il ciclo del bucato finisca comodamente. Guardate qui. E si trova veramente di tutto, compreso anche un vecchio televisore a tubo catodico rotto e in mille pezzi, quindi anche con problemi di rifiuti particolari. E poi più avanti, camminando, si incontra veramente di tutto, vecchi vestiti, addirittura un materasso, carcasse di computer, materiale elettrico, anche materiale di scarto edile, come vedete, insomma, ci sono delle cassette elettriche, polistirolo, insomma veramente materiale di ogni tipo che andrebbe smaltito diversamente.
E questo naturalmente è un cestello di una lavatrice, ci sono anche segni di roghi, poco più in là cumuli di spazzatura generica. Ricordiamo a tutti quanti, come abbiamo fatto anche altre volte, che la fatica che fate per portarli qui, questi rifiuti particolari, è una fatica inutile, perché a vostra disposizione, a disposizione di tutti i cittadini, c'è un numero da chiamare, un numero a disposizione, messo a disposizione dall'ASET, per prendere i rifiuti particolari e ingombranti, ve li vengono a prendere a casa, basta metterli fuori dalla porta, concordare il giorno e l'ora, e tutta questa fatica è una fatica inutile perché ve li vengono a prendere a casa. Bene, torniamo a parlare delle asfaltature che in questi giorni si stanno verificando sulla strada nazionale che attraversa Fano, e in particolare nella giornata di ieri abbiamo sentito l'assessore Cristian Fanesi così spiegare un po' quello che era avvenuto nella giornata a causa dei rallentamenti del traffico e il perché. È tornato su questo argomento anche il consigliere comunale Alberto Santorelli attraverso un post sul suo profilo Facebook, nel quale chiaramente ha detto la sua opinione, dicendo appunto che il primo di agosto asfaltare via Roma è cosa da pazzi, e quindi insomma creare enormi disagi proprio non va bene. Lo abbiamo al telefono con noi, in questo momento dovrebbe essere collegato. Buonasera Santorelli. Buonasera. Allora, che cosa non ha digerito di questa asfaltatura? Beh, innanzitutto che siano stati fatti i lavori tutti insieme contemporaneamente. Poi è evidente che quando si fanno dei lavori i disagi ci sono e anche ci devono essere per consentire alle imprese di lavorare bene. Però quello che si dimentica questa amministrazione è la fortuna che ha avuto. La fortuna che ha avuto nel trovare più di 20 milioni di euro per fare le opere e gli asfalti e di non saperla sfruttare. Perché abbiamo passato mesi ad ascoltarli che entro giugno sarebbe finita l'interquartieri e questo non è venuto. Abbiamo passato mesi estivi senza alcun lavoro per poi trovarci improvvisamente nel mese di agosto, quando in tutte le città turistiche vengono sospesi i cantieri, con una miriade di cantieri aperti in città, quasi a voler coprire un fallimento anche dell'estate dal punto di vista delle iniziative che ha visto soccombere la città di Fano, e quindi quasi a volersi rifare un'immagine nei confronti dei cittadini in questo mese di agosto. Io credo che la fortuna vada accompagnata dall'audacia e non dall'arroganza nel non riconoscere neppure i propri limiti, nascondendosi magari invece dietro a questioni tecniche, il riferimento a questa nuova tecnica con cui farebbero gli asfalti. E tra l'altro questa mattina ho sentito anche un esperto del settore, non essendolo io ovviamente, che mi dice che questa tecnica qui parrebbe proprio non idonea alle città di mare, quindi vedremo se nei prossimi mesi questo si rivelerà esatto, oppure la scelta che ha fatto l'amministrazione sarà stata corretta. Però sicuramente sarebbe bastato un po' più di basso profilo e magari anche comunicare meglio alla cittadinanza le zone di intervento e anche la contemporaneità degli interventi. Ma evidentemente c'era la pressione addosso a questa amministrazione nel voler dimostrare qualcosa di fronte ad un'estate che è stato un totale fallimento. Bene, Santorelli, grazie per essere stato con noi. Il tempo quindi sarà giudice della bontà dei lavori e le auguro buon lavoro. E allora sono partiti, rimaniamo in tema di lavori pubblici, anche questa mattina i lavori di bonifica della rete idrica di via Fanelli che l'ASET realizzerà nel tratto compreso tra via Roma e la nuova rotatoria dell'interquartieri, e che dureranno circa un paio di mesi, e consisteranno nella sostituzione della vecchia condotta erogatrice e di tutti gli allacciamenti con materiali di nuova generazione. Dopo via Fanella sarà la volta di via Dini e di altre strade della zona. Questo intervento rientra nella più ampia opera di risanamento dell'acquedotto del quartiere Poderino. Da settembre a dicembre 2016 sarà un ammontare complessivo di 300.000 euro, quello investito dal comune per questa opera. E ribadiamo che le segnalazioni per noi, le vostre segnalazioni, sono importantissime e preziosissime per segnalarci situazioni di degrado oppure di qualche cosa che non va.
Questo è il caso del torrente Arzilla, che ci è stato segnalato da una nostra telespettatrice, che insomma dice chiaramente che l'alveo del torrente non è proprio a posto. Come potete vedere, ci sono i cannici, ci sono ampi spazi di vegetazione che occupano quasi tutto l'alveo del torrente Arzilla. Bene, cambiamo argomento. Sono molteplici le anime storiche della città di Fano, si va dalla Fano medievale a quella romana e poi i palazzi nobiliari, insomma tanti aspetti che la città di Fano ha vissuto nel tempo e saranno tutti ripercorsi e rievocati nella Fano dei Quattro Cantoni. Erano gli anni della ripresa economica, gli anni 50. L'Italia e Fano erano usciti da poco dall'incubo della guerra e della fame. Le occasioni per gustare pranzi e pietanze particolari non erano all'ordine del giorno come oggi. Erano occasioni particolari e speciali che ne creavano il pretesto, la mietitura, un matrimonio, una ricorrenza o una festa paesana. Ed è proprio questo il contesto nel quale ha preso vita, in quegli anni, la festa dei Quattro Cantoni a Fano. Le anime e gli scorci della città più significative davano il meglio con ciò che avevano a disposizione, i vestiti della festa, un dolce particolare o la preparazione di pietanze solo per l'occasione. Era un momento per tutti, per mangiare e per assaporare cose diverse. Nel tempo poi la festa dei Quattro Cantoni a Fano si è trasformata e ha preso strade diverse e mescolanze varie, ma senza mai tradire il suo spirito, la fanesitudine. Quest'anno, giovedì e venerdì prossimi, in 5 scorci diversi della città della fortuna, le anime storiche di Fano, quella romana, la medievale, la Fano rurale dell'Ottocento e il legame col mare, il porto o la nobiltà blasonata dei palazzi del centro rivivranno il loro splendore e le loro specialità gastronomiche. Sono sicuro che verrà una cosa deliziosa, perché queste persone dietro me ce l'hanno messa tutta, veramente si sono impegnati con delle bellissime idee, delle bellissime cose. Sono veramente soddisfatto. Abbiamo lasciato i 5 cantoni, 4, 5 come volete, quelli che erano tanti anni fa, 40, 50 anni fa, dandogli una veste nuova, nel senso di un nuovo divertimento, pur lasciando le tradizioni del cibo, dell'allestimento, dell'andamento delle cose. Abbiamo solamente rispolverato e aggiunto delle cose per far divertire la gente. L'elemento aggiuntivo e distintivo di questa edizione è la gara, che aggiunge un po' di pepe. La gara dà sicuramente quell'incentivo in più ai vari cantoni che, gareggiando, tirano fuori quell'idea che forse può essere vincente, e l'anno dopo si vedrà, questa cosa ripassa di mano in mano sempre al migliore. Bene, rimaniamo in tema di eventi, perché oltre ai Quattro Cantoni di Fano ci sarà un altro luogo che verrà animato da feste e da libagioni in questo fine settimana, è Ripalta, il borgo di Ripalta vicino a Cartoceto. Una terra fertile e produttiva che incarna lo spirito dei borghi storici italiani, belli, solari, ricchi di storia e di storie di chi lo ha vissuto e abitato. L'Italia è piena di questi splendidi luoghi, come anche la nostra provincia. Come quello di Ripalta, nel comune di Cartoceto, un francobollo dove abitano 70 anime, ma che vanta tanti amici. È un'associazione, Ripalta e i suoi amici, che nutre un amore spropositato per questo piccolo borgo italiano. Da 7 anni questi ragazzi, sostenuti dalle attività economiche della zona, danno vita al Borgo in Festa. Quest'anno dal 5 al 7 di agosto. Quest'anno vi accogliamo per la 7ª edizione del Borgo in Festa. 3 serate all'insegna del divertimento, di tutto quanto. Partiamo dal venerdì sera, che è il venerdì sera la serata più giovane, dove abbiamo Duilio Pizzocchi di Zelig, De Perticas in concerto, e alla fine DJ Razzi Record, che ci animeranno una serata con la loro discoteca. Il sabato la cena tipica del borgo, la serata diciamo come tutte le altre, ma bella, perché è una serata con cibi locali, peculiarità locali, dove si può mangiare tranquillamente, bere del buon vino e buon cibo. Si parte dalle 18, si aprono gli stand gastronomici, la scuola di ballo My Dance farà un'esibizione di ballo, a seguire la grande orchestra di Matteo Tassi, per chi è che vuol ballare fino a tardi, quindi sabato serata da ballo e grande cena. La domenica si parte dal pomeriggio alle ore 17,
che quest'anno abbiamo la chicca storia e storie di palle, quindi vi aspettiamo per sapere tutte le storie di Ripalta dei nostri amici anziani che ci racconteranno tante belle cose, gestito in collaborazione con la Via della Seta. Poi a seguire ci sarà l'orchestra di Simona 40 che lietrerà la serata, stand gastronomici, noi vi aspettiamo tutti e anche i bambini sono benvenuti, possiamo lasciare i bambini con le sbiruline che è un'associazione che si occupa dei nostri bambini, quindi chi è che vuole lascia i bambini lì e può mangiare, può ballare, può fare tutte quelle cose che vuole. E abbiamo l'ISD Dog Time, quindi sono gli amici a quattro zampe, sono i benvenuti, quindi portate tutti gli amici a quattro zampe che ci sarà una bella sfilata canina, sarà una bella giornata. Quindi, che dire, vi aspettiamo tutti il 5, 6, 7 agosto a Ripalta per la settima edizione del Borgo in Festa. Bene, quindi tante occasioni in questo fine settimana per passare qualche ora all'insegna del buon cibo e del divertimento. Io mi fermo qui, termina qui Occhio alla Notizia per questa sera, grazie per essere stati in nostra compagnia. Naturalmente domani mattina l'informazione alle 7.30 con la rassegna stampa e poi domani sera, come sempre, 20.30 Occhio alla Notizia. Grazie e buona serata a tutti voi.